il grande tennis fa tappa ad Arezzo. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il Circolo Tennis Giotto ha ospitato la semifinale della Borota Cup, una competizione internazionale Under 16 con ben 7 nazioni, che si sono contese l'accesso alla fase finale di Bétourquet in Francia. Due sole squadre andranno alle Turchie e l'Italia purtroppo non sarà tra queste, eliminata dalla forte Bosnia al doppio per 2-1. Romania, Croazia, Ungheria, Bosnia-Herzegovina, Malta, Italia, queste le squadre presenti al Giotto, per la gioia dei numerosi appassionati presenti. Tre giorni di tennis entusiasmante che si ripeteranno l'anno prossimo sempre qui ad Arezzo in virtù di un accordo triennale con il Circolo del Tennis Giotto. Ed ora il via alle interviste curate da Enrico Rocitano. Nella prima giornata d'esordio l'Italia ha perso il suo incontro con la Bosnia, incontro che poteva anche vincere, ma la Bosnia si è dimostrata agguerrita e poi probabilmente è mancata qualcosa ai ragazzi, soprattutto nel doppio. Abbiamo lottato comunque fino in fondo, ma purtroppo le prestazioni sono state comunque sia nella vittoria che nella sconfitta nei singoli non del tutto positive, e quindi merito alla Bosnia e peccato per noi. Si era pensato che dopo il 6-2 iniziale, parliamo dell'incontro decisivo di doppio, potessero anche farcela, anche perché si parla di ragazzi che hanno ormai una certa esperienza internazionale, ragazzi che sono molto quotati a livello internazionale. Il doppio, che era composto da margini e dall'asta, era comunque l'incontro più pericoloso, perché loro comunque basavano il loro tennis sulla struttura fisica, sulla potenza al servizio, quindi non era semplice contrastarli sul piano del gioco. Vinto il primo set, giocato direi molto bene. Il secondo set io dalla panchina premevo perché potessero lottare in quella fase lì del matching, perché andare al super tie break è sempre una lotteria, e purtroppo ci è andata male. In virtù di un accordo triennale, il Circolo Giotto ospiterà anche il prossimo anno questa bellissima manifestazione. Giotto è un circolo in grande ascesa, molto funzionale, con impianti rinnovati e con un neo presidente ben deciso a raccogliere il testimone lasciatogli dal predecessore e a portare il circolo a ulteriori successi. L'eredità è veramente pesante, perché il circolo ha fatto un notevole salto di qualità con il dottor Marcello Bordiga e con la dirigenza che ci ha preceduto. Noi vogliamo naturalmente continuare la crescita della struttura, la crescita della nostra scuola e portare il circolo a sempre maggiori livelli di eccellenza. Un livello d'eccellenza lo stiamo notando con questa manifestazione. È il secondo anno che il Circolo Tennis Giotto ospita la Borota Cup, purtroppo male per l'Italia che all'esordio ha perso contro la Bosnia, però lo sport è anche questo. Lo sport è anche questo. Devo dire che questa manifestazione tennistica non è il solito torneo individuale, pertanto ci dà l'opportunità anche di vedere il gioco di squadra, che non sempre è alla portata di tutti. Comunque il tennis è uno sport, rimane, è uno sport individuale, però il gioco di squadra rappresenta un pathos, soprattutto quando gioca la squadra di casa. Peccato che ieri con la Bosnia non è andata bene, i nostri ragazzi hanno lottato fino all'ultimo punto, ma purtroppo non ce l'hanno fatta. Per quanto riguarda il campionato della squadra, il Circolo Tennis Giotto ha una buona esperienza, ha calcato anche proscene importanti come la Serie A1, la Serie A2. Adesso come ha trovato la situazione, Presidente? Quello faceva parte dell'eredità. Il Circolo nel passato ha toccato livelli veramente entusiasmanti, passando dalla C alla 1 addirittura.
Ora la situazione abbiamo avuto due promozioni che comunque ci lasciano ben sperare nell'ultimo anno, anzi nell'ultimo mese, nel mese di luglio siamo andati in Serie C e la nostra squadra di D3 è riuscita ad arrivare in D2 non avendo i favori del pronostico. Con la C vogliamo comunque continuare il processo di sviluppo e cercare di arrivare a livelli che competono a questo ciclo, che forse è il minimo al campionato di Serie B. Certamente il proscenio è importante, ma è importante anche il settore di base, il settore scuola tennis, e voi so che avete anche delle nuove strutture per quanto riguarda questo settore. Io sono molto contento della ristrutturazione che abbiamo fatto nella nostra scuola. Abbiamo un nuovo direttore tecnico che è Jacopo Bramanti, che ha un notevole curriculum, ha lavorato con tanti giocatori importanti e ha una buona esperienza. Con lei è arrivata una ex giocatrice di livelli interessanti, è stata intorno alla 100ª posizione WTA, Maria Paola Zavagli. Questi vanno a affiancare i nostri validissimi maestri, che sono Alessandro Caneschi, Nicola Carini, Cristiano Carcani, Edoardo Moretti e naturalmente Alessandro Faltoni. Anche il presidente del Comitato Regionale Toscano, avvocato Guido Turi, presente agli incontri, ha avuto parole di grande apprezzamento per il circolo e i suoi dirigenti. Da quello che oggi ho potuto vedere, insieme a me c'era anche il Luciano Lovari, che è il nostro delegato provinciale, il livello di questi giovani è molto alto, i ragazzi croati, i ragazzi rumeni, insomma, francamente mi pare difficile poter battere queste nazionali, quindi è importante aver partecipato e speriamo l'anno prossimo. Comunque, per quanto riguarda invece l'attività organizzativa, devo elogiare gli amici del CT Giotto che hanno fatto le cose alla grande, il circolo è meraviglioso, c'è tanto pubblico e quindi hanno messo in condizione i nostri atleti e anche gli altri ragazzi di giocare al meglio anche in un clima torrido come purtroppo in questi giorni in Toscana. Arezzo è un centro di riferimento dell'attività tennistica importantissima e sicuramente gran parte di questo merito ce l'ha Bordiga. Il nostro successore, devo dire, e questo mi fa molto piacere, è un vero e proprio tennista praticante, ma praticante addirittura, perché mi diceva che ha vinto un torneo di quarta categoria qualche settimana fa, quindi la successione giusta è assicurata e quindi sono sicuro che anche Benvenuti saprà portare il circolo come ha fatto in precedenza l'altro presidente e anzi migliorare addirittura quelle che sono le partecipazioni ai campionati attuali. So che Bracciali si allena anche qui, insomma c'è una grande attività, quindi anche di uno stimolo anche per i giovani che frequentano vedere questi campioni. Quindi, il gran merito, lo voglio dire, ce l'ha anche il delegato provinciale Luciano Lovari, che dedica tantissime energie e attività al nostro sport. È un evento che dà la possibilità di poter valorizzare questo sport che è veramente bello. Per Romania e Croazia la finale alle Turchie. Per gli appassionati aretini e toscani, appuntamento all'anno prossimo sempre al Circolo Tennis Giotto.